Ciao! Ecco un breve ma utile tutorial in cui ti spiegherò come inserire un campo personalizzato in un form di a member. Se vai nella sezione Configurazione Form Editor, noterai, creando un nuovo form, che nel form standard di a member ci sono una serie di campi di default. Ma come puoi fare ad aggiungerne uno nuovo, se tra questi non c'è quello che tu desideri? Devi cliccare su Configurazione, aggiungi campo. Ed ecco la lista dei campi aggiuntivi che sono stati creati per essere utilizzati all'interno dei tuoi form. Se clicchi su Nuovo campo, puoi crearne uno nuovo personalizzato, compilando tutti i campi, incominciando dal nome. Il nome del campo è, se mastichi un poco di HTML, corrisponde all'attributo name del tag input. In questo campo ti consiglio di inserire solo lettere minuscole, senza caratteri speciali e senza spazi. Poi il titolo. Il titolo è, il nome del campo che sarà visualizzato all'interno del form. In pratica, nel form che il tuo utente compilerà ci sarà scritto questo titolo e accanto ci sarà l'area di testo o l'altro tipo di input che lui dovrà compilare. Poi abbiamo una breve descrizione del campo. Questo spazio puoi scrivere un breve testo che aiuti l'utente a comprendere cosa può inserire all'interno di quel campo, ad esempio delle istruzioni per la compilazione. Poi il tipo di campo. Ora, non voglio scendere troppo nei dettagli tecnici, ti basta, come anche gli sviluppatori di a member ti consigliano, selezionare il campo non SQL default, sempre ammesso che non ci siano delle particolari esigenze di salvare il contenuto di questo campo all'interno del tuo database. Tuttavia, ti consiglio sempre di chiedere al tuo webmaster o al tuo sviluppatore perché è possibile che potrebbe essere necessario che questo campo venga salvato sul database per poi magari richiamarlo in un'altra parte del sito. Insomma, nel dubbio, meglio chiedere al webmaster. Passiamo al tipo di visualizzazione. Qui ti viene chiesto semplicemente quale tipo di campo vuoi creare, se si tratta di un semplice campo di testo oppure un campo di selezione, un menu a tendina come questo. Ho un campo di selezione in cui puoi selezionare più di una voce. Ancora, un campo area di testo, come questo, un'area più larga dove inserire del testo. Un campo di scelta di tipo radio, cioè questo qui con i pallini, oppure un campo con i checkboxes. I checkbox sono quelli di forma quadrata, che possono permettere di selezionarne uno solo o più di uno. Invece i radio button di default puoi selezionare solo un valore tra tutti quanti. Nel caso io scelga checkboxes o radio, mi si apre questa ulteriore finestra in cui posso inserire dei valori. Proseguiamo, possiamo inserire un campo data o un campo carica o carica più di un file. Viene chiesto inoltre il valore di default per il campo, cioè il valore che sarà visualizzato all'interno del campo prima che l'utente possa scriverci un contenuto vero e proprio. Se selezioniamo testo, ci verrà chiesta la dimensione del campo, ovvero il numero massimo di caratteri che possono essere inseriti all'interno del campo di testo.
Poi la validazione ci verrà richiesto, ad esempio, se vogliamo rendere questo campo obbligatorio con required value. Oppure se il sistema va selezionata una di queste voci, se vuoi che il sistema controlli il contenuto di questo campo, quindi controlli se si tratta di un numero intero o non intero, un indirizzo email. In questo caso ho una lista di indirizzo email e in questo caso il sistema controllerà che quello che è stato scritto nel campo sia stato scritto secondo la formula nel formato, quindi testo chiocciola testo.estensione. Oppure ancora, il sistema può controllare se si tratta della URL di un sito web o di un indirizzo IP. Infine, possiamo selezionare i permessi d'accesso, cioè se vuoi che questo campo sia visibile nei form per tutti, oppure per esempio solo per gli utenti registrati, o per esempio solo per chi ha acquistato un determinato prodotto. Una volta compilati tutti i campi, clicco su Salva. Ed ecco il mio campo. Nel momento in cui andrò in configurazione, Form Editor e creerò un nuovo form. Ecco qui il mio campo personalizzato, il campo che avevo creato prima, che posso cliccare e trascinare sulla colonna sinistra per farlo comparire all'interno del mio form. Bene, anche per oggi abbiamo terminato. E ti ricordo che se vuoi approfondire o vuoi avere un tutorial passo passo che ti spieghi come inserire un prodotto in una member, come creare un form di iscrizione, come insomma cominciare subito a vendere il tuo prodotto con una member, puoi trovarlo nel link che ti lascerò qui sotto, oppure visita il link www.enzalafrazia.it/amember. Come sempre, se hai bisogno di chiarimenti o se vuoi farmi qualche domanda, puoi lasciarmi un commento qui sotto. Oppure puoi scrivermi su info@enzalafrazia.it. Inoltre, se vuoi ricevere altri video, altri articoli su A Member, ma non solo, anche sui CMS, sui social media e tante altre cose, iscriviti alla mia newsletter su www.enzalafrazia.it. Anche di questo ti lascio il link qui sotto. Grazie per l'attenzione, al prossimo video!